Salve a tutti e bentornati al canale YouTube di Parliamo di Videogiochi. Oggi parliamo ancora di Alan Wake con il DLC, lo scrittore o The Writer. Per gli anglofoni, vi avviso che ci saranno spoiler riguardanti gli episodi precedenti, quindi procedete a vostro rischio e pericolo. Nel precedente DLC, chiamato Il Segnale, avevamo lasciato Wake perso nei suoi deliri ad inseguire la voce di Thomas Zane e a combattere la sua personale battaglia contro se stesso. The Writer, riprende da quella situazione che, temporalmente va ad inserirsi subito dopo la fine del gioco, con il Wake reale imprigionato nel cottage, nelle profondità, del lago, Cauldron e un non ben definito Mr. Scratch che, credo in italiano sia, stato tradotto con Mr. Graffio, che ne prende le sembianze per aggirarsi, al posto suo nel mondo in superficie. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la trama di Alan Wake sia un macello. Ad ogni modo, sia questo che il precedente DLC aiutano a capirne, alcuni aspetti, ovviamente non rispondendo a tutte le domande che lo stesso Wake comunque fa a Zane durante, l'episodio. Come in precedenza, quello che colpisce sono le nuove idee di gameplay inserite in questi contenuti scaricabili, se possibile con questa uscita sono ancora più accentuate rispetto, a quanto visto in precedenza. Thomas Zane infatti, disseminerà pagine del manoscritto lungo il percorso per aiutare Wake, che sostanzialmente riesce, poi ad estrapolarne le parole e a farle materializzare nell'ambiente di gioco, illuminandole, come abbiamo visto anche in The Signal, queste parole daranno vita a tutta una serie di effetti che vanno dal far comparire parti di scenario al farne scomparire altre, al diventare, armi, diciamo non ufficiali. Con le quali insomma Wake può seccare i Taken, ed altro che vi lascio scoprire. Molto interessante l'uso della luce e dei sistemi alternativi per appunto uccidere i nemici, come in quel momento, che vede Wake sconfiggere orde di assalitori semplicemente assicurandosi di far filtrare sul sentiero, la luce del faro al momento giusto. Molto spettacolare, e anche, una sezione abbastanza tesa. Abbondano alcune scene metafisiche, come tornado di oggetti su cui si può camminare, un paio di sezioni con gli edifici sottosopra e, insomma, in generale sono molto molto interessanti. In tutto questo pecca incredibilmente il rigido sistema di controllo, grazie al quale vi capiterà più di una volta di fare salti che non connettono perfettamente con le piattaforme, facendovi ovviamente cadere e, di perdervi senza realmente rendervi conto in che direzione andare. È un difetto ravvisabile soprattutto, in una delle sezioni più labirintiche di questo DLC. La difficoltà sembra in linea con quella del gioco originale, a differenza di, The Signal, dove sembrava leggermente più elevata. La durata si attesta sui 90 minuti filati, un po' più breve rispetto al DLC precedente. A livello di trama, dialoghi e situazioni, The Writer vale tutti i soldi che costa, offrendo in chiusura pure un noto pezzo di Depeche Mode, per tutti quelli che, avessero fin qui apprezzato la colonna sonora del titolo Remedy. Il modo abbastanza ingegnoso in cui si chiude, questo DLC risolve una delle problematiche che abbiamo visto nel finale del gioco, ma è fatto in modo tale che anche chi non ha giocato i DLC può comunque seguire la storia per un eventuale seguito in maniera non troppo problematica. Ad ogni modo, complimenti a Remedy per la parentesi intimista, chiamiamola così, su cui sono incentrati i contenuti aggiuntivi. Finisce qui questa breve recensione dello scrittore, io vi do appuntamento su www.parliamodivideogiochi.it e sul nostro canale YouTube dove potete abbonarvi semplicemente cliccando sull'icona presente nel video. Alla prossima!